Saluto a tutti, oggi andiamo a vedere come decontaminare il veicolo. Come riparare? Perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare. Proseguiamo da il lavaggio approfondito alla fase 2, come vi avevo anticipato già durante il video del lavaggio, che consiste nella decontaminazione chimica e meccanica del veicolo. Andremo a farlo con i prodotti di solodettagli.it di Carlo Raimondi e vi faccio vedere come è semplice e come viene bene. Che cosa significa decontaminare fondamentalmente? Significa togliere dalla superficie della vernice quei macro elementi, cioè quelle molecole molto grandi di sporco, e di solito sono di quattro tipi. Abbiamo il primo, il ferro. Sulla strada è piena di materiale ferroso che si va a depositare sulla vernice. Quindi è il primo elemento che andremo a togliere con l'iron remover, cioè con il prodotto fatto apposta per sciogliere il ferro, fondamentalmente poi è anche tipo un acido. Dopodiché andremo a togliere il secondo macro elemento che è il catrame. Il catrame fa parte dell'asfalto e quindi per sua natura stessa, sia quando trovate chi fa l'asfalto fresco, sia d'estate quando l'asfalto si ammorbidisce, sia in altri determinati frangenti, si può trasferire, anzi si trasferisce sulle fiancate, la parte bassa del veicolo. E lì vi faccio vedere in che modo lo tolgo io in carrozzeria in maniera efficace, però esistono anche dei prodotti per fare lo stesso lavoro. E poi il terzo macro elemento che andremo a togliere è la resina, quella degli alberi che inevitabilmente si deposita. Allora, chi abita in zone dove ci sono delle conifere, dei pini fondamentalmente, degli alberi che perdono molta resina, avrà delle chiazze molto grandi. Vi faccio vedere come eliminare anche quelle in maniera semplice e sempre manualmente. Il quarto macro elemento sarebbe il calcare, ma noi l'abbiamo eliminato durante il lavaggio con il prodotto, con gli sciampi che erano già anticalcari e con il prodotto finale per asciugatura, cioè il drop. Quindi abbiamo eliminato il calcare, sulla mia auto non c'è calcare. Poi all'ultimo andremo a passare come fase finale una clay bar, sarebbe argilla, che poi fondamentalmente argilla non è ma un materiale sintetico, su tutto il veicolo manualmente insieme al drop, il quick detailer, e a rendere liscio come appena verniciata tutta la superficie. Andiamo subito a lavorare perché le cose da fare sono tante. Ve le spiego mano a mano che le facciamo. Il primo prodotto che voglio passare è questo qua, Iron Fast. Quindi andiamo a rimuovere il contaminante ferroso. Passo uno strato paro abbondante su tutto il veicolo e bisogna lasciarla agire dai 5 ai 15 minuti a seconda. Vedrete che comincia a fare, adesso ve lo faccio vedere, come dei sfilacci viola. Quello praticamente è l'ossido del ferro che viene sciolto dal prodotto e quindi poi sarà più facile rimuoverlo. Lo lasciamo agire un quarto d'ora. Intanto che agisce l'iron remover dalla carrozzeria, vado ad utilizzare questo, il Bloody Rims, che è praticamente la stessa cosa però per i cerchi. Ovviamente è una formulazione un po' più gel, quindi che rimane un po' più adesa sui cerchi, perché questo va lasciato agire meno, diciamo massimo 10 minuti. Infatti è un po' più concentrato e più potente. Io su questa macchina non ho i cerchi, ho le borchie, però per farvi vedere è uguale. Oh, ok, passati 10 minuti, questo è il risultato, vedete? Tutto il ferro, o quasi, si è sciolto. Come vedete, la maggior parte si concentra sulle parti piane, mentre sui sportelli molto meno. Vediamo. Anche sulle borchie, vedete come ha funzionato. Lascio agire ancora 5 minuti e sciacquo. Non lo fate mai seccare né sulla carrozzeria né sulla plastica, perché potrebbe macchiare, quindi sono operazioni che vanno fatte sempre con il veicolo all'ombra e freddo. Abbiamo rimuovato soltanto il ferro, quindi non è l'unico inquinante. Adesso c'è la resina, per esempio, e vi faccio vedere, potete utilizzare o un prodotto fatto apposta per rimuovere la resina, oppure io faccio con del diluente antisilicone in questo modo, vedete?
e la resina anche secca si squaglia. Vado ad eliminare tutte le macchie di resina e poi c'è l'ultimo macro inquinante, il catrame, questo che lascia queste goccioline nere qua, vedete? Io sempre con diluente antisilicone, ma se no esiste anche il prodotto per rimuovere proprio il catrame. Io in carrozzeria ho a disposizione, vedete, l'antisilicone, utilizzo questo. Funziona bene anche la benzina, sia sul catrame che sulla resina. Quindi con questa operazione abbiamo concluso la decontaminazione chimica dai quattro macroelementi. Andiamo a fare quella meccanica per i microelementi. Adesso si potrebbe pensare che il veicolo è pulito anche a fondo, non è così. Se voi prendete un pezzo di plastica fina e lo mettete sulle dita così e passate sulla superficie della vostra auto, sentirete che c'è come una superficie molto irregolare, molto porosa, perché ancora è contaminata da microelementi, quali possono essere per esempio polvere incrostata o spolvero di vernici o varie altre cose. Quindi dobbiamo rimuoverli meccanicamente, e uno dei tanti sistemi è con la clay bar. Vi faccio vedere. Dei Liquid Elements, vedete, viene venduta in questo modo qua. La scatoletta non la buttate perché ce la dovete rimettere dentro, poi la aprite e cominciamo a maneggiarla un po' per scaldarla e renderla malleabile. Quando è diventata un po' più malleabile, facciamo una specie di pizzetta in questo modo, che si può tenere così, e con il drop, un quick detailer che ha anche l'anticalcare, l'abbiamo usato per lavarla pure, comincio a bagnare bene. Parto dal cofano, ma per farvi vedere che è a favore di telecamera, e comincio a passarla su tutta la superficie. È importantissimo tenere sempre lubrificato, non mandarla mai a secco. Ecco, deve scorrere in questo modo, non deve aggrapparsi. Quindi bagnate abbondantemente. Questa, se usata correttamente, non rovina la vernice, neanche graffia, quindi non abbiate paura, anche perché se ci fate caso scivola da sola, fondamentalmente non dovete premere. No, ogni tanto la rimpasto e gli ridò la forma. Oh, ci fate anche i vetri, ci potete fare tranquillamente, tranne le plastiche, non andate sulle plastiche nere perché sennò rimane il segno. Fatto tutto il veicolo, qua gli ridò la forma congrua e la rimetto nella sua scatolina. È importante, se vi cade a terra la dovete buttare, quindi non la fate mai toccare terra e tenetela pulita. Andiamo a risciacquare. Una volta asciugato il veicolo, vado a ricontrollare un'altra volta con la bustina di plastica e stavolta la superficie è veramente liscia, non fa nessun attrito e soprattutto sotto i polpastrelli non si sente grattare. Quindi la superficie adesso è completamente decontaminata. Che cosa si può fare ora? Due operazioni: o lucidare tutto il veicolo con pasta al polish, quello che comunque necessita la vernice, oppure sigillare la superficie con un prodotto, una cera o un nanotecnologico e poi la cera. Io in questo caso, insomma, siccome questa è la macchina che usiamo per lavorare, andremo invece a sigillare la superficie in maniera veloce con il Gloss Boost, un protettivo spray che praticamente è un sigillante, una cera spray. Questo perché? Perché se io adesso volessi anche lucidarla, magari tra due settimane o tre, io posso spruzzare questo, mi blocca tutto, mi impedisce che si riformino completamente tutti i contaminanti, anche per un mese per esempio, e poi lucidarla con calma il mese prossimo. Quindi intanto questo è, diciamo, un passo, uno step on per poterci poi garantire di fare altri lavori. In più invece, se il veicolo sta bene, questo è sufficiente. Il Gloss Boost, che intanto dà anche, come dice il nome stesso, un effetto più brillante. Questo è facilissimo da applicare, si spruzza
lasciate un pezzo per volta, io adesso faccio prima il cofano. È, diciamo, color rosa e ha un profumo di fragola, è molto buono. A me piace tantissimo, lascia il veicolo proprio profumato. Non va fatto agire e con un panno in microfibra si asciuga in questo modo qua. Dalla telecamera non si vede, ma l'effetto brillantezza lo fa. Fate un pannello per volta, cioè il cofano, uno sportello, mezzo tetto, perché comunque va asciugato entro 2 minuti. Questo va bene anche sulle plastiche, sui fari, non crea nessun problema. Adesso questo rende la superficie liscissima e va ad aumentare anche l'effetto idrorepellente, guardate. Vedete? L'acqua non attecchisce proprio. E quindi automaticamente rimane più pulita l'auto e più facile anche da lavare in futuro. Diciamo che la durata di questo prodotto è di oltre 2-3 mesi sul veicolo. È uno spray molto tecnologico, non è un giocattolo, insomma. Tutti i prodotti che ho utilizzato, tanto oramai lo conoscete, sono di solodettagli.it di Carlo Raimondi. Li trovate sul sito, che poi vi metto in descrizione, sotto al filmato, anche i link ai prodotti che ho utilizzato. Quindi, insomma, se volete replicare. Il mio preferito è il Gloss Boost, perché profuma di fragola e mi fa impazzire. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non è stare ad impazzire, vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare.